Francesco Monte in discoteca, novità sulla vita senza Cecilia video. Francesco Monte al Vanilla di Terracina parla di Cecilia Rodriguez, ci stiamo riprendendo. Ormai è assodato, non è un periodo facile per Francesco Monte. Dopo essere stato lasciato in diretta al Grande Fratello VIP dalla fidanzata Cecilia Rodriguez, l'ex tronista di Uomini e Donne è costretto ad assistere alle continue effusioni che la sorella di Belen si scambia con Ignazio Moser. Una situazione davvero difficile che Francesco sta cercando di superare, anche se a fatica. Dalla sua parte, però, ci sono i fan. Quelli che lo seguono da quando era il corteggiatore di Teresanna Pugliese e quelli che invece lo hanno scoperto solo di recente, grazie ai suoi modi eleganti e signorili con i quali ha affrontato questo dramma sentimentale. Ma come sta Francesco dopo le ultime coccole piccanti che si sono scambiati Cecilia e Ignazio nell'armadio della casa più spiata d'Italia? Non molto bene, anche se Monte sta facendo il possibile per superare questo momento. Ci stiamo riprendendo, ha detto a fatica il ragazzo durante una serata in discoteca. Venerdì 10 novembre è stato infatti ospite del Vanilla, rinomato locale di Terracina, dove è stato accolto da una folla di ragazzi e ragazze pronti a fargli sentire tutto il proprio sostegno. Accolto durante la serata con calore e affetto, Francesco non ha disdegnato selfie, abbracci e strette di mano con i suoi fan, che non vedevano l'ora di poter scambiare due chiacchiere con Monte. Che, gentile e premuroso, è stato disponibile con tutti. Un modo per concentrarsi su altro e non pensare troppo alla Rodriguez, che ha voluto concludere pubblicamente una storia di 4 anni. Una storia importante con grossi progetti all'orizzonte come quelli del matrimonio e figli. Francesco Monte, come sta dopo l'addio di Cecilia Rodriguez? Dopo lo shock iniziale, Francesco ha ora voglia di riprendersi, di andare avanti e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Nonostante sia ancora innamorato di Cecilia come confessato di recente a Barbara D'Urso, Monte vuole andare avanti e quel "ci stiamo riprendendo" lo chiarisce bene. Per fortuna il tarantino può contare sui numerosi sostenitori, ma pure sugli amici più cari, quelli di sempre che non l'hanno mai abbandonato. Senza dimenticare la famiglia, il padre e il fratello Stefano, che sono vicini a Francesco in questo periodo delicato.